Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale Stefano Parenti, personal trainer online e a Praga. Oggi andiamo a parlare degli effetti positivi e le aspettative e le delusioni per quanto concerne la terapia sostitutiva del testosterone. Come ben sapete, io in passato, adesso già l'ho interrotta da 3 mesi, vi ho spiegato tutte le ragioni per la quale appunto io ho interrotto la terapia sostitutiva del testosterone nei miei video precedenti, sempre su questo canale di YouTube. Oggi voglio andare a coprire appunto quali sono le maggiori leggende che nascono e girano intorno al testosterone replacement therapy, quali sono appunto le aspettative che la maggior parte delle persone hanno nei confronti di questa terapia che la identifica come il santo graal, la cura di tutti i mali, e possiamo dimagrire, possiamo andare a perdere comunque tantissimi chilogrammi di massa grassa, possiamo andare a costruire tantissima massa muscolare, e il perché tu che stai facendo la terapia sostitutiva del testosterone non assomigli a Ronnie Coleman. E oggi risponderemo un po' a tutte queste domande. Mi raccomando, per tutti coloro che non sono iscritti a questo canale, iscrivetevi al canale, è del tutto gratuito, non vi costa nulla, anzi verrete sempre di più notificati quando usciranno nuovi video che sono molto interessanti, che parleranno sempre di questi argomenti. Ora, le aspettative che hanno le persone quando entrano nella terapia sostitutiva del testosterone sono fuorvianti e al di là di ogni logica. Molte persone si aspettano di guadagnare tantissima massa muscolare, molte persone si aspettano che, per esempio, hanno un po' di pancetta, hanno un po' di pancia, hanno 5-6 kg da perdere, si aspettano che iniziando la terapia sostitutiva del testosterone vadano a perdere anche quella determinato accumulo di grasso, diventano squartati, shredded, senza fare nulla, senza toccare nessuna tipologia di peso, senza badare particolare attenzione alla dieta. Si pensa questo, che la terapia sostitutiva del testosterone sia un rimedio a tutti i mali. E adesso bisogna anche dire che queste aspettative vengono quasi sempre disattese. Perché? Quali sono le reali aspettative della terapia sostitutiva del testosterone? E ve ne posso comunque parlare per esperienza personale. Come vi dicevo, l'ho interrotta da 3 mesi, ma per un anno consecutivo sono stato sotto testosterone nella dose prescrittami dal mio endocrinologo. E quali sono state le mie sensazioni, la mia esperienza, i miei feedback dal punto di vista fisico, cognitivo, delle prestazioni dal punto di vista sessuale e via discorrendo. C'è da sottolineare subito che dal punto di vista della sfera sessuale, quando si assume testosterone, come già specificato in moltissimi video, abbiamo un aumento spropositato della libido. Aumenta il testosterone, aumenta la conversione di esso in estradiolo. Se gli ormoni rimangono comunque in un ottimo bilanciamento, la libido sarà fortemente elevata. Ok, questo è il primo aspetto che bisogna aspettarsi dalla terapia sostitutiva del testosterone. Un'altra cosa che dobbiamo andare a considerare è l'apporto cognitivo, quindi la nostra capacità di essere concentrati durante la giornata, di avere più motivazione, di essere più disciplinati, di portare a termine ogni task che la nostra giornata, sia lavorativa, sentimentale, in palestra, ci riserve. Noi lo portiamo a termine perché abbiamo più focus, abbiamo più concentrazione, abbiamo soprattutto più energie. Ok, quando per esempio adesso che io posso fare comunque il raffronto da prima in TRT e adesso senza TRT, quando prima ero in TRT e facevo una sessione molto intensa di palestra, tornavo a casa e potevo fare al 100%, adesso ancora faccio perché ovviamente devo lavorare, devo fare tante altre cose, però le faccio con a un 50-60%, perché gran parte delle mie energie sono andate comunque dissipate nell'attività pesistica. Quando ero appunto in TRT era sempre un costante 100%, facevo la palestra 100%, tornavo a casa era 100%, ero sempre connesso con quello che facevo senza distrazione. Quindi ricordiamo sempre che il testosterone è anche un neuroprotettore, quindi aumenta la nostra funzionalità cognitiva. Per quanto riguarda invece la dimagrimento, addizionamento dei nutrienti, il testosterone, le aspettative che la maggior parte delle persone hanno, aiuta
a dimagrire, certamente il testosterone, come ogni androgeno, migliora il partizionamento dei nutrienti. Ma questo non vuol dire però che noi non dobbiamo remare in quella direzione. A migliora abbiamo, se noi, specialmente se noi abbiamo un basso testosterone, abbiamo una LAC, quindi un basso livello di androgeni, andando a rimpiazzare il nostro testosterone, ovviamente avremo un effetto molto importante dal punto di vista lipolitico, perché c'era una mancanza di quei particolari ormoni androgeni nel nostro corpo, quindi c'era una deficienza, deficevamo di questa importanza degli androgeni. Adesso non più con il testosterone, ma attenzione, perché ci sono comunque anche delle persone, casi particolari, non tanto particolari perché comunque è un po' oscura e mistica come funzionano le varie dinamiche comunque dell'assunzione del testosterone, perché la scienza ci dice che più hai grasso intorno al corpo, più ovviamente l'estradiolo purifica nelle cellule di grasso, più questo testosterone c'è possibilità che venga convertito in estradiolo. Questo è vero, ma ci sono anche persone che hanno una bassa percentuale di grasso e convertono lo stesso un fottio numero di estradiolo. Quindi sono dei casi particolarmente rari, ma questi possono accadere. Con questo mi ricollego anche al fatto della perdita di peso, perché se noi abbiamo appunto, facciamo terapia iniettiva con il testosterone e abbiamo non controlliamo il livello dell'estradiolo, ovviamente questo innalzandosi potremmo andare ad accumulare anche più grasso. Quindi ecco il perché molti endocrinologi magari fanno le cose non propriamente bene e ci troviamo di fronte comunque a dei ragazzi che ricevono una quota di testosterone e non vanno poi a controllare effettivamente a quanto sta il proprio estradiolo, ed eccola lì che abbiamo, invece da fare un'ottimizzazione del partizionamento dei nutrienti, ovviamente avendo più estradiolo abbiamo un maggior deposito di grasso in particolare aree, specialmente nel basso pettorale e nella zona dei fianchi della pancia, che per l'uomo diciamo sono i punti caratterizzati più al femminile. Un'altra cosa che nessuno vi dice mai, che la terapia iniettiva del testosterone potrebbe aumentare anche la pressione arteriosa, e non di poco, alcuni casi potrebbe essere anche abbastanza importante, ma questo solitamente avviene a tutte quelle persone che non fanno attività sportiva, non fanno attività fisica. Quindi ovviamente noi sappiamo che la conversione del testosterone in estradiolo o l'estradiolo potrebbe portare a ritenzione idrica, questa ritenzione idrica può portare a pressione arteriosa che aumenta, non facciamo niente per trattarla e abbiamo la pressione alta, che è un altro campanello d'allarme. Quindi quando si sta in TRT bisogna controllare la propria pressione arteriosa almeno una volta al giorno. L'ideale sarebbe due, però almeno una volta al giorno lo vogliamo fare questo controllo, che ci costa nulla, non costa praticamente nulla. Ed è questa una delle aspettative che poi la maggior parte delle persone crede che una volta che ha avuto la terapia dal dottore, poi arrivederci e grazie, io non ho più bisogno della vostra consulenza. Non è assolutissimamente così, voi avete sempre bisogno comunque di una figura medica di riferimento durante il vostro percorso e fare delle analisi del sangue ogni 3 mesi, perché le cose possono cambiare, anche se dopo 3 mesi tendenzialmente le cose si stabilizzano, l'ematocrito resta lì, il valore comunque del testosterone, dell'estradiolo ormai si sono stabilizzati, anche quello del colesterolo ormai si è stabilizzato, ma sempre che state facendo comunque una terapia iniettiva di testosterone e necessitate di essere seguiti dalla A alla Z da un medico specialista. È essenziale, è fondamentale. Vedo molte persone: ho avuto la prescrizione da Tizio e Caio un anno fa, non l'ho più sentito, è un anno che faccio comunque testosterone replacement therapy, non ho fatto mai analisi del sangue, continuo così. E non si fa così, ragazzi, è una cosa veramente sbagliata e potrebbe anche essere pericolosa. Andiamo un po' invece a interrompere un po' i falsi miti per quanto riguarda la terapia iniettiva del testosterone, come per esempio l'ipertrofia prostatica, che appunto tumore
alla prostata. Recenti studi hanno dimostrato che sì, è vero che c'è ipertrofia prostatica benigna, ma a dire la verità, molti studi evidenziano che proprio la mancanza di testosterone potrebbe essere una delle cause per avere proprio il cancro alla prostata, quindi è l'opposto di quello che praticamente si pensava alle origini della terapia sostitutiva del testosterone. Quindi anche in questo caso è un basso livello di testosterone che è responsabile del fatto negativo. Anche per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, colesterolo, anche avere pochi ormoni androgeni è causa di malattia cardiovascolare, come per esempio è stato dai studi, poi potrei fare anche un video molto particolare, più dettagliato su questo particolare, diciamo, argomento, ma se andate anche comunque sull'Instagram del dottor Toliatos, che è la persona che a me ha prescritto il TRT, abbiamo comunque, cioè hanno evidenziato, io non c'entro nulla, hanno evidenziato che anche basso testosterone può causare, può portare malattie cardiovascolari. Come possiamo vedere, ovviamente non stiamo parlando qui di abuso, ok? Stiamo parlando di un dosaggio terapeutico, quindi avere del basso testosterone può portare sia danni a livelli prostatici, sia conseguenze importanti dal punto di vista cardiovascolare. Poi un'altra cosa è delle aspettative di chi inizia ad assumere testosterone esogeno, ha un dosaggio dai 100 ai 150 mg di testosterone a settimana prescritto dal proprio endocrinologo, la maggior parte della gente vi dirà: ah, ma come mai non assomiglia a Ronnie Coleman, non sei uguale a Chris Bumstead? Perché stiamo facendo un dosaggio terapeutico. Possiamo ovviamente essere paragonati a persone leggermente sopra la media, poi non tutti, perché anche in questo caso la struttura genetica ricopre un ruolo fondamentale. Tanti ragazzi con 100 mg di testosterone, they look amazing, stanno benissimo, spalle stondate, sembra che stiano facendo il diluvio universale di anabolici, quando in realtà invece stanno facendo solamente quel determinato dosaggio. Anche qui la genetica ricopre un ruolo molto importante, però tendenzialmente chi ha una genetica decente riesce a costruire massa muscolare con il tempo. Ragazzi, dovete considerare che la TRT costruisce massa muscolare con il tempo, i vostri ormoni sono ottimizzati al massimo e anno dopo anno avrete sempre dei miglioramenti molto più veloci di come se foste praticamente rimasti natural, ma è un processo lento. Molte persone anche si stancano della TRT perché magari non vedono degli immediati risultati, ma non è così. Dovete avere pazienza e tempo, perché voi state solamente ottimizzando il vostro testosterone, e non temete che i vantaggi li state avendo. Se voi fate comunque una foto da quando avete iniziato a quando avete finito, vedrete un'enorme differenza anno dopo anno, perché poi comunque il testosterone, specialmente a basso dosaggio, lavora in un periodo di tempo indeterminato, nel lungo termine. Non possiamo pretendere dei risultati nel giro di un mese, due mesi di somministrazione di testosterone. Ovviamente quello che possiamo valutare da subito è il mood, un aumento di forza, un aumento di energia, un aumento di focus, un aumento di voglia di fare in linea generale, un'energia quasi illimitata, e questo porta sicuramente dei miglioramenti, ma li porta nel lungo termine. Con questo è tutto, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, un commento, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi, oggi sono lunghissimo. Ciao, alla prossima.